Molly Morris non è come la maggior parte delle adolescenti. Stanno entrando. È un investigatore privato. Ehi, ma cosa? Il party è un po' affollato! Frequenta il college a New Orleans. Vorremmo che andassi a sorvegliarla. Non avete all'FBI qualcuno che lo faccia? Sono piuttosto muscolosi coi baffi. E parlo delle donne. Dimmi, qual è il tuo look di oggi? Boho chic? È come se delle scimmie avessero campeggiato sulla sua testa. Sapete che sono seduta qui, vero? Oh mio Dio! Oh, cazzarola! Sono troppo infiltrata. Sono Brooke Stonebridge. È un vero piacere. Tu non studi qui, vero? Sì, sono una pasta adolescente che cammina per il campus con un nome pretenzioso e un cellulare luccicante. Stalle vicino. Alex, non ti ricordi di me? Beh, no. Ero nel bungalow, non ho sospiro, mangiavo insetti. Sei stata al campo Waka Waka? Hai saputo della mia amica Shelly Simon? Oh, certo, non è fantastico? Ha perso un braccio. Quello che fa con l'altro braccio è una ragazza molto forte. Sveglia, fa un passo e ti sparo! Dormi con una pistola? Non è vera. Non lo è. Ma certo che no. Ti infilo un rettile nel sedere. Si dice ti infilo un proiettile nel sedere. Per me è strano. E infilare un rettile nel sedere di qualcuno non lo è. Questa è una vera perversione. Ti andrebbe di fare un tuffo in quella piscina laggiù, ti prometto che ti divertirai. Non voglio farmi rimorchiare. Una spia al liceo. Più di qualsiasi cosa al mondo, vorrei una bella Bentley biancoperla. Voglio una Bentley bianca anch'io. Tocca a te, Brooke. Una pistola Sigarus 1911 con caricatore monofiliare, una GSR e una pistola P226 con mirino a laser. E una Bentley bianca.